poi ti torno a picchiare, te lo giuro, non permetterò mai che tu possa vantarti con gli amici di avermi battuto. Mi piace che qua riesci a vederlo quando c'è qualcosa da prendere. No, era shift. Sono un po' troppi tasti e non ci sto capendo niente. No. C'è un nemico, non c'è molto interessante, ma ci devo passare, quindi. Quanto mi manca livello 5? Ancora un po'. Più che altro se riuscissi a passarci dietro. No. Sono arrabbiato! Ah, tra l'altro sono con Luke Skywalker adesso. What time? E allora, facciamo così. Space. E in due siete gestibili, in tre che non siete gestibili. Sono distratto, infatti. Che ogni tanto mi gioca dalla chat, ma un grosso errore. Senza offesa. Non sentitevi offesi, chattari. E valanga meteorica. Per il potere di Grayskull. 6. 6 ti ho levato. Schifo maledetto. E voilà. Q. E Q. E wzz. Dai, è fatta. È già vinta. Mi sono distratto di nuovo. Cazzo, zitto devo stare. Beh, c'è da dire che fortunatamente hanno deciso di mettere un ritmo abbastanza serrato nel combattimento, perché ci bastava anche solo 3 secondi in più a turno che uno si rompeva abbastanza i coglioni. La testa di pesce, ma tanti doppioni. Boh. Ci proviamo a scambiare dopo. Posso riavere il pattinaro? No, non me lo fa cambiare finché sono nella zona oscura. Adesso sì. Ok. Voltati. No, vieni qua. Prendere questi, ma voglio anche prendere te! Beccato! Se cioè, volendo uno potrebbe farsi tutto il gioco evitando i nemici. Merda. Granatiere, medico granatiere. Vediamo se ci riusciamo. Boh, sì, forse sì. Tanto il medico non ci attacca, ma si cura adesso. Quindi dovremmo riuscire a sopravvivere. Se riesco ad evitare i colpi senza distrarmi, che a quanto pare è la mia più grande debolezza. 10.53. Ok, fatta. È già vinta. Disse soffocando. Basta prendersela con Lila, grazie. Gentilmente. Ok, vabbè, sai, curiamo. Wow! Push. Sì, non cura così tanto, quindi ci sta a usarla. Space. Shift. E te hai meno vita, decisamente. Uno di vita, non ci voglio credere. È un insulto alla mia dignità. E ne ho davvero poca di dignità, quindi. Adesso Everett colpisci quello. Sto pensando, tanto la cosa per farli scappare non lo uso mai. Quindi tanto vale che magari mi trovo dei potenziamenti più sensati come francobollo da dare a Everett. Non mi ricordo neanche che cosa io abbia dato a Reynolds, se devo essere sincero però.
Beh, questo è andato. Il prosciutto panpepato. Quanti doppi? Oh, sono saliti a livello 5. Viva! Allora possiamo andare a battere il balordo che mi sono lasciato indietro. Tiu, tiu, tiu. Ok, torna in modalità robot. E volevo vedere... Allora, i francobolli. Francobolli da battaglia. Te hai una bara che è più 20% di PV totali, che non è male. Aggiungi possibilità di schivare gli attacchi nemici. Guardiamo di questo, te. Mm? Che ha senso. Che tu abbia la possibilità di schivare, già che sei healer. Adesso! Dai, stavolta... Ti inchiappetto con la vasella. Sono a livello 5 e non puoi farmi niente. Troppo forte sono. Vita è tutta uguale. Partiamo dal centrale. Voglio ben dire 75. Al prossimo turno buttiamo giù shift. Adesso non mi devo distrarre perché... e l'ho schivato. Fantastico. Space. Schivato. Wow. Ma avete colpito solo una volta. Schifosi. Succatevi sto razzo. Non era previsto nessun doppio senso, era davvero un razzo. Sono distratto, una cosa non dovevo fare, distrarmi. Ok, la situazione è salva per ora. Meno 43, meno 80. Sì, non capisco perché c'è un lato che prende sempre grandi legnate e l'altro che... Beh, almeno qua ha preso tipo 43 danni, l'altra volta 6. Ok. Stanno prendendo fuoco, quindi prendo un danno. Meno 23. E. Perfetto. E attacco base. No, l'ho cannato di un millimetro. Dimmi che ci arrivo a fare i danni necessari. Ci arrivo. Ok. Premi E. Q. Sei in mio potere ormai. Non puoi più fare niente. Anche sono abbastanza sorpreso di quanto abbia attirato gente Costume Quest su YouTube. Poi magari è un fenomeno che è durato solo i primi due episodi e andrà a spegnersi. Però... cavi di liquirizia. Visto le stringhe di liquirizia, i cavi mai. Sono sorpreso perché il primo video ci sta che in effetti abbia ricevuto più visual, perché quello capita, è abbastanza uno standard. Quando uno pubblica un video di una serie nuova, di qualcosa di nuovo, è normale che ci va più visite perché c'è l'interesse della persona che lo apre, solo che per vedere com'è, per capire se è un contenuto che poi potrebbe interessargli. Però anche il secondo ho ricevuto un 200 visual, quindi sono interessato a portarlo avanti, a vedere se vi interessa effettivamente, perché comunque è un gioco divertente, carino. Dai, Fre. Dai. Lo sai che... Sì, sono qui per prenderti una sacchettata nelle chiappe. Che fai? Dormi? Wow! E... ok. Stesso assetto. Sì, un po' menoso che... Cioè, ti trovi sempre con tutti gli stessi nemici a fare sempre le stesse cose, però... shift. E un WASD. 3 di vita. Queste sono le cose che proprio... Oh, ho premuto spazio. Mea culpa. Per i primi maghi fanno un male della madonna. Ok, calma, 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 calma. È tutto gestibile. Basta non cannare l'attacco. Morto. Ok. Mago. Saluta Massorgat. Come si dice ad Halloween. Dolcetto saluta Massorgat. Ok, dai. Ti curiamo pure, quindi non dovrebbero esserci problemi. Se no rischio di perdere Reynold. Là là. Falcilino. Adesso devono metterci l'aquila e Donald Trump. Ci vorrebbe la mod per Costume Quest con con Trump invece che Lincoln.
Ok. Vittoria, grasso dolce e ceppo muschioso. Anche metafora per indicare il principale strumento lavorativo di una pornostar maschile. Il ceppo muschioso. Un altro sarcofago aperto. Salve, tutti i nostri addetti al cancello sono attualmente fuori servizio. Il cancello si aprirà automaticamente quando tutti i negozi del centro commerciale saranno stati svuotati dai dolci. Se desiderate lasciare un messaggio per Drossilla alla strega, dite 1 o premete il tasto corrispondente. Ascoltateli dentro, chiunque voi siate, non potete mangiare mia sorella! Mia sorella puzza, irritante, il suo costume è di una bruttezza imbarazzante. In effetti vorrei che non fosse mai nata. Oh la madonna, certe volte. Hai corretto un pochino. Ma è mia sorella, il che significa che solo io posso terrorizzarla, non voi. Quindi aprite. Beep. Per cancellare il messaggio e registrarne un altro... Oh, lasciamo perdere, è inutile. Dobbiamo cercare di attraversare questo coso facendo dolcetto scherzetto. Cioè, per me il gioco è carino e molto piacevole da seguire. Yeah, sono felice che ti piaccia, carotino. Space, ma quando si decide per il... bla 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 bla. Ok, se... no, ok, basta. Salvato. Quack, quack. Ah, ma così si entra nel centro commerciale. E qua... ferma tutto. Posso buttare giù questo? No. Ah, probabilmente potrò dopo. Ah, i sarcofagi sono i teletrasporti per tornare nelle zone viste precedentemente. L'ho capito adesso. Ehi, mi dispiace bambini, il sistema di trasporto del trenino del centro commerciale non funziona. È tutta la notte che non funziona. Sì, probabilmente sono i mostri ad averlo rotto. Oh, oh no, ah ragazzi, pensate che ci troviamo di fronte a un caso di gremlins? Lanciacaccole piuttosto, ma niente paura, ce ne occupiamo noi. Ah, che simpatici che siete. Bene, se ci riuscite vi faccio guidare, vi faccio andare a gratis sul trenino tutta la notte. Che ne dite? Uiii, che bello, andiamo a gratis sul trenino. Ok, guarda, tutti i negozi sono aperti per fare dolcetto scherzetto. Non ho mai fatto dolcetto scherzetto in centro commerciale, straordinario. Bla 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 bla, voluto salvare per sicurezza. E te vuoi scambiare qualcosa? Non so se ce l'ho però. La mia figurina seminuova di cervella cannella è un po' fuori centro, mi fa impazzire. Dei qualunque cosa in cambio di una nuova. Non è una vero? Magari, sto qualcosa ti faccio sapere. Cercherò di ignorare che la mia sia un po' storta fino allora. Di cervella cannella? Quanti ne abbiamo? Per capire se dobbiamo prenderne una o due. No. Ah, no, solo uno. Quando ne trovo un altro, fre, te la do. Tutto giù. Ah, qui è tutto chiuso, poi si riaprirà e avremo la stazione centrale. Andiamo a sinistra? Andiamo a sinistra. Ok, non c'è niente. Prendete un po' di cose da prendere. Allineate, giustamente. Aperto. Al paradiso della zucca. Dolcetto scherzetto? Ecco le dolci, un buono sconto del 50% per la prossima volta. Grazie, caro. Whee! E... psst. Trovaghi del centro commerciale. Sono io, l'enigmatico Spaventapasseri. Ehi, ma come sei arrivato qui, Spaventapasseri misterioso? Vado dove devo andare, alla velocità del pensiero. Forte, ci puoi insegnare a farlo? No. Ogni volta lo Spaventapasseri. No. Ma posso darvi questo? Ha tenuto materiale per costumi, pittura e arancione. Uiii, così facciamo il costume. Grazie. Prego, mio misterioso dovere. Felice Halloween. Spiacente, ma per partecipare nella categoria gruppo vi serve un altro amico. Ci serve un altro amico. Allora, possiamo avere un terzo partecipante? Accidenti, pensavo di avere la vittoria in tasca finché non è comparsa lei. Chi è lei? E tu chi dovresti essere? Vanessa, calmati. Hai visto quelle principesse? Certa gente non è per niente creativa. Non puoi battere il mio costume, sono invincibile. Ok, 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 ok. Cool. I capelli di mia madre sono proprio così. Di nuovo il gioco delle mele, fre. Ehi bambini, grazie per aver aderito alla mia protesta. La tua cosa? Sto protestando contro tutti i negozi di dolciumi e venditori di cibo dannoso di questo centro commerciale. Col gioco delle mele? Sì, è un simbolo. Di cosa? Lo scoprirete. La devo rigiocare. No! Non mi ricordo neanche come funziona. Quelle verde valgono di più, vero? Bella, mi è piaciuta la dentata nel niente. No, ho sbagliato, vabbè.
devo concentrare, che non voglio farti prendere quelle marce. Olè, 26 su 25. Quanto lo capisco quando le figurine sono leggermente fuori centro, impazzisco. Sì, in effetti sì. Anch'io quando, più che altro quando la metti dici dai, sto facendo perfetto, poi la metti ti rendi conto che hai fatto una porcata micidiale, ti vorresti prendere a testate. Sorprendente, questa sì che è una protesta, ecco il tuo dolce, che me li danno gratis nei negozi qui intorno, aiuta ad abbattere i prezzi. Ho tenuto 20 dolci. Grazie, come dici? Cosa? Sono qui per protestare contro qualcosa, questo è lo spirito, andiamo a protestare. Ok, però mi dai qualcosa di fico? Tac, tac, tac. Tac. Grande che mi hai dato quello. Verde. 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 Vale 3 quella verde. Verde. Voilà. Alla velocità della luce, neanche a metà ero. Stavolta ti aspettano persino più dolci. Ma in questo modo come si aiuta la protesta contro il cibo dannoso al centro commerciale? Beh, se vi riempite di dolci starete lontani dalla bancarella di pizza fritta, non è vero? Sono confuso. Sono molto confuso. No, c'è sempre posto per la pizza fritta. Questo, ragazzi. Adesso aumenta ancora 35. Verde. 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 Rosso. Prendila però. Verde. No, prendi il verde. Prendi la verde. Non fatela sfuggire. Lo sapevo. Merda. Ho perso il... No! Ok, sono di nuovo in pista. Dai, mi manca un punto, una rossa anche. Olè. Combatte il male con il male, il classico americano medio. Ah, dice quella dei capelli è una citazione a Bride of Frankenstein. Non avevo idea. Non so neanche cosa sia. Quindi grazie per averla notata, carotino. Una trazione, una figurina di dolcetti da brivido, non specifica. Ecco, questo volevo ottenere. Torta pizza. Ok. No, sì, voglio sapere se mi dai dell'altro, perché se vado avanti non vedo più niente. No, 35, sempre quindi no. Non posso uscire. Non c'è il tasto per scappare da questa follia. Sono costretto a partecipare a questa protesta. Datemela una dardo ogni tanto, grazie. Ancora? Ah, ok, qui a record. Non lo sapevo. Cioè, potevo immaginarlo, però. 47. Prendi questa che facciamo 50. Dai, minchia, contamela. Balordo. Wow, risultato per il libro dei record. Non mi sento la faccia. Ok, va bene. Non so, hai tirato tante facciate a cazzo di cane. Ok, prendiamo un po' di roba qua. Tacos di ieri. Ok. Dolcetto o scherzetto? Oui. Ho avuto io l'idea di organizzare il dolcetto o scherzetto al centro commerciale. Fra poco ho la sacca piena, tra l'altro. C'è il mostro vagante così a caso. Ah, così girano proprio. Dolcetto o scherzetto? Mostro, lo sapevo. Questo negozio è chiuso per sempre. Lancia caccole maledetti. Vabbè, ok, siete in due. Loro sono a livello 6, sono a livello 5. Cioè, sono sotto di loro. Ammazza. Devo assolutamente trovarmi un terzo personaggio. Che a quanto ho capito ci sarà, dato che serviamo in tre. Space! Andiamo di missili. Easy.
Inno non credo sia ancora al caso. Di 652, ok dai, siamo a buon punto, siamo messi bene. E questo gioco è molto più lungo di quanto non pensassi. Cioè pensavo sarebbe stata la città, poi saremmo arrivati alla zona finale, invece a quanto pare è molto più lungo. No, va bene, 15 punti te li faccio lo stesso direi. Nel 200 e brufolotti. Che cazzo fai a fare dei dolcetti e chiamarli brufolotti, mannaggia. Qui basta camminarci sopra. Signore. Salve, se desiderate partecipare alla gara di costumi, parlate con l'annunciatore vicino al palco della banda. Ho capito, ma non mi fanno partecipare perché mi serve un altro partecipante. E io non ho amici. Ci sono i pirati. Stai cercando di farmi mangiare? Devi andare subito alla galleria e fare quello che ti dicono, altrimenti sono fritta. Ti voglio informare di una spettacolare opportunità che ti aspetta nella galleria. Ecco un indizio, non sono mostri. Vabbè, c'è un ottimo segno. Ci sono due mostri. Vabbè dai, buttiamo giusto i due mostri. Che non ho più voglia di combattere, voglio più storia. Allora, voglio. Dov'è il mio gemello, mostro? Ah, ho sbloccato un achievement, spiaccica il mostro. Dai, non ve temo. Che palle, però. Ora sono a livello 5 stavolta, però sono in 3. Forse è per questo che... che quelli prima erano a livello 6 perché erano in 2 soltanto. O forse perché invece erano... cioè, quelli trovati all'interno del negozio, quindi... uno di vita! Uno di vita ti è rimasto! Non meriti di esistere. Ho sbagliato a premere tasto, ma l'ho schivato lo stesso. Grazie. Uno di vita, capito? Poi uno non si deve incazzare. Vedi di morire con un colpo perché sennò non ci vedo più. Ok, tu potenzia lui. Shift. Raffica dei missili. E va bene, anche lì non andiamo diretti, tanto dobbiamo farlo fuori. Cioè, logicamente non adesso, però questo lo evito. E adesso è morto. Assegno, non assegno, va assegno. La melma! Grazie mamma, proprio quello che volevo, la melma! Oh, lo so, figliolo, che lo desideravi tanto. Mi dispiace, ma non preparo filtri d'amore per i casi pietosi. Oh, ma vaffanculo! Bastarda maledetta. Ecco perché... ecco perché non piace nessuno, ma... siamo... ah, no, ok, sono uscito per sbaglio, scusate. Siamo al... come si chiama? All'arcade... la gralleria, ecco questa è la gralleria. Non graffiate la scrivania. Ah no, volevo parlarci, non volevo, ti ho preso a schiaffi perché... wow, non mi aspettavo tanto lavoro la notte di Halloween. Mi chiedo perché quei bambini là dietro non siano fuori a fare dolcetto scherzetto. Perché ci sono i videogiochi e questa è la soluzione. Non hai capito un cazzo nella vita. Perché io sto streamando questo gioco? Perché è un gioco. Cioè, la posso colpire ogni cosa. Però ci sono due mostri di cui uno sembra anche un mezzo boss. Scusa. Cosa succede qui? Oh, ciao, adesso non posso parlare. Vedi che mostri laggiù? Ci fanno giocare e scambiare tutti i nostri biglietti con i dolci. Non so perché gliene servono così tanti. Ehi, forse voi ragazzi potete provare a distrarli mentre sgusciamo via? Sì, non ne possiamo più. Uffa, ma perché siamo venuti qui invece di limitarci a fare dolcetto scherzetto? Ehi, smettete di ciarlare e tornate a lavoro prima che il signor Belgonzo si arrabbi. Ma è sempre lui. Ah, per questo è rimasto con uno di vita prima. Puoi passarti di quei tipi, ho capito. Però prima di far questo, che mi sembra abbastanza una cosa chiave per andare avanti, voglio far fuori tutti quelli che sono qua. Raccogliere il raccoglibile. Preso, ora prova a prendermi tu. E poi andare a fare questo. Ehi, ciao Luca, bentornato. Due, vediamo se adesso sono a livello 6 e confermano la mia teoria. No, sono a livello 5, quindi era perché era dentro il negozio che erano a livello 6 prima. Perché erano personaggi chiave. Olè.
Shift e space. Schivato, tra l'altro. Vai di attacco base. Core. 14 di vita. Si può odiare di più il mondo. Beh, prima l'ho lasciato con uno ed effettivamente sta andando meglio. Costume Quest, sì. Siamo passati su Costume Quest perché al pubblico di YouTube è piaciuto tanto, quindi lo faccio per andare avanti. E perché dopo un po' giocare a carte, anche lì mi rompo un po' le balle, sarò sincero. E dopo pensavo di passare a qualcos'altro ancora. Voglio vedere se fare più un po' di cazzeggio insensato. Perché c'è lo zitto che giocando a Skyrim mi ha rimesso una scimmia allucinante. Anzi, cioè, io ho avviato una partita. Però io non gioco secondo i canoni a Skyrim. Cioè, io gioco per i cazzi miei. La quest non so neanche che cazzo siano. Cioè, ho avviato una partita con un mio personaggio. Mi piacciono anche a me i Khajiit. Molto sneaky sneaky. Mi hai trovato. Stiamo giocando a nascondino al centro commerciale. Vuoi giocare? Se ci trovi tutti e sei, vinci un premio. Minchia, sei il primo che trovo. Non me l'ero mai data. Ho già esplorato metà centro commerciale, credo. Trovo tutti i bambini a scassare il centro commerciale. Ok. Cool. E sono già stato. Te sei un po' palese. Almeno ora questa supereroina non deve più nascondersi come una codarda. Si può andare qua. Lo sapevo. Lo sapevo, anni di esperienza. E quindi potrei dopo mettermi a cazzeggiare un po' su Skyrim a fare un nuovo PG. Sempre, anche a me piace il Khajiit con l'arco silenzioso, sneaky sneaky. Che non te l'aspetti. Fatemi sfasciare un po' di roba. Questo è una persona reale, sì. Salve, se desiderate partecipare alla gara di costumi, parlate con l'annunciatore. Ho capito, non c'ho il terzo. Quello siamo un bambino solo che vuole unirsi a me. Non pensi mica che il mio costume sia insensibile, vero? Non lo sto capendo. Ah, bene, questo era davvero insensibile. Ok. Salve, se desiderate partecipare alla gara dei costumi, parlate con... Ho capito! Che ansia, non ci... Quando fanno un evento e te lo pompano troppo, diventa insopportabile. E io come dovrei... Come ci dovrei arrivare dentro la zucca? Forse da dietro? No? Boh. Forse più avanti, sbloccando qualcosa. Dolcetto scherzetto! Mostro. No? Ricordatevi di dire ai vostri genitori di tornare qui per i loro acquisti. Ok, capo. Con Nord, scudo e ascia e balestra. A me piace fare tutto sneaky. Il problema di quando fai sneaky sneaky è che a volte, cioè, ti trovi in una situazione dove spari prima di fare le domande. Perché se vuoi rimanere non osservato, campeggi, affrancaggi. Se vuoi rimanere non osservato, cioè, devi sparare da lontano. E mi è capitato più di una volta di dover ricaricare perché palesemente ho colpito un alleato. Ecco lì la mia piccola sedia, una futura imprenditrice. Stanotte ho voluto per forza venire a lavorare con me e avere su un negozietto immaginario. Penso che voglia solo essere come il suo vecchio, no? Sì, sì. T'ho visto un pelo. Va bene, hai trovato la vecchia mummia, ma ora sei maledetto. No, 3 su 6. Aspetta. Ah, qui è sempre lui. Ehi, ragazzi, dammi un attimo che apro lo scrigno. Dolci. 20 dolci. Fate finta di niente davanti a mio padre, va bene? Sadie, che ci fai qua? Volete scherzare? Siete i miei clienti migliori. Oh, scusate, Luca, non t'ho letto. Dovresti provare Costume Quest 2. E comunque sono curioso di vedere i collegamenti tra l'1 e il 2. Ricorda di picchiare le persone. No, è il momento di spendere tutte quelle caramelle. Sì, non vedevo l'ora, infatti. Sono qui per questo. Dovunque andate vi seguo. C'è un francobollo da comprare. Non vorrei mica riposare. 4, 8 e 7, 1005. Raga, tondo. Mi avanza un dolce. Mascella di lupo. Incrementa di tanto la potenza d'attacco. Birra di strega, veleno, gli attacchi comportano un danno prolungato nel tempo, mi piace. Pipistrello, vampiro, monocolo, lieve recupero di PV per turno, bello. Carta igienica, abilità CI, stordisce un nemico per due turni. Oh, ok. Oh, per un pelo. Allora, calma. Ho un'idea. Voglio che tu abbia molto più potenza d'attacco e voglio che tu faccia un danno che rimanga nel tempo. Adesso sono troppo potente. Vi dimostro cosa sono in grado di fare. Ho visto tutto. Gli altri tre bambini suppongo siano dall'altra parte. Anzi, vediamo un attimo. Questo, aspetta. Questo non c'entra una fava. Ok. Qui se salgo torno su dal tizio, sì?
Sì, te non ce l'ho ancora il dolcetto che volevi. Direi che se puede. Sì, se puede, signor. Andare di qua a sto punto? Direi di sì. Bambini non ne ho visti, poi magari li recupero. Dai, Fre. Ehi, un momento, riconosco questi bambini, li odio. E sarai simpatico te. Che fastidio quell'unico dolce, non puoi mangiarlo. Ne ho presi altri almeno, ho recuperato. Come un alleato, ti porti dietro gli inutili NPC? No, alleati nel senso, uno che magari doveva darmi, viene a darmi una quest, viene correndo, io prendo la frecciata, dico minchia, quello è un bandito palesemente, frecciata negli occhi, critico per tre, e no, dovevo farlo sopravvivere. A livello 8 bel gonzo, però non ha più il coso, quindi buttiamo giù il guardiano prima. Non ha più il megafono, quindi in teoria. 45 da avvelenato, bene, bene, mi piace l'effetto veleno. 30, ok. Q, ho sbagliato. Ok, no, ce l'ho fatta per un pelo. Vediamo di far fuori il guardiano prima possibile, così rimane solo Belgonzo. Che nome di merda, comunque. T'offesa, eh. Bene. Raffica di missili. Attenta ai costumi che usi per combattere, ognuno ha statistiche di utilità diverse. Ok, allora poi ci faccio più caso. Oh, il bello della partita che sto facendo in singolo su Skyrim è che ho scoperto che esiste anche in Skyrim un NPC cane che ti può seguire. E così, boh, mi sono ritrovato con sto cazzo di cane che mi segue. Poi ho trovato quello della quest del principe Daedrico. Quindi andavo in giro con due cani. Cioè, non riuscivo a girare per la città perché avevo sti cazzo di due cani che mi seguivano ovunque. E boh, cioè, quindi.